Buongiorno a tutti, sono la maestra Michela. In questi giorni mi sono arrivati alcuni messaggi da insegnanti di scuola dell'infanzia chiedendomi alcune informazioni sulla Land Art. In questo video cercherò di raccontarvi che cos'è la Land Art e l'applicazione nelle scuole dell'infanzia e nella vita quotidiana. La Land Art è una forma di arte contemporanea sorta negli Stati Uniti tra il 1967 e il 1968, caratterizzata dall'intervento diretto dell'artista sul territorio naturale, specie negli spazi incontaminati come deserti, laghi, eccetera. Le opere hanno spesso carattere effimero. Nasce un atteggiamento rigorosamente antiformale che era in antitesi con le fredde geometrie della minimal art che era in voga in quell'epoca. C'era un rifiuto del museo come luogo dell'opera d'arte e del mercato artistico. Gli artisti che hanno individuato nella natura la loro area operativa non puntano al risultato, ma al processo e alla realizzazione di un'esperienza unica ed esemplare. Qui possiamo vedere alcuni esempi di queste meravigliose installazioni. Uno tra i più conosciuti esponenti della Land Art è proprio Christo, famosissimo per la passerella del 2016 che collegava Sulzano, Montisola e l'isola di San Paolo. Famoso anche per i suoi impacchettamenti di celebri edifici pubblici. Però il più celebre esponente e promotore di Land Art è proprio Smithson. La sua opera più famosa è la Spiral Yeti del 1970, una enorme e spettacolare spirale costruita vicino al Great Salt Lake, nello Utah, e realizzata proprio con il terreno circostante. L'opera è a forma di spirale che è il simbolo della vita, simboleggia anche però il processo di degrado e di disordine della materia determinato dagli agenti atmosferici. Questo si chiama arte processuale. Smithson utilizza il concetto di entropia per esplorare la decadenza e il rinnovamento, l'ordine e il caos, cioè cercando di trovare equilibrio tra gli opposti. E allora, si può proporre la Land Art ai bambini? Allora, la Land Art è un'attività creativa e divertente che può essere fatta da chiunque. Si tratta di fare arte utilizzando materiali che si trovano in natura, come foglie, pigne, rami, rocce, sabbia, eccetera. È possibile realizzare qualsiasi cosa, animali, modelli, cerchi, spirali, anche a grandezza naturale. Per passare del tempo a fare la Land Art si usa l'immaginazione, bisogna essere creativi. Arriva così una boccata di aria fresca e si impara tutto sulla natura e i luoghi naturali. Si entra in contatto con alberi e foglie, si conoscono le stagioni e i cicli della vita. Non c'è attività migliore che unisca la creatività e l'apprendimento, il divertimento e l'esercizio fisico, le opportunità per giocare ed esplorare. Il bambino in questo modo viene educato alla conoscenza della natura in uno spazio aperto, per poter far scuola in ogni luogo, consapevoli che ogni luogo può creare situazioni significative per l'apprendimento e le relazioni. Costruisce conoscenze attraverso la metodologia della ricerca scientifica, collega le conoscenze e gli ambiti di ricerca, trasforma luoghi e crea cultura. Integra le conoscenze e le abilità attraverso l'interdisciplinarietà didattica. Aumenta l'autonomia e la capacità metacognitiva e autovalutativa. Crea
una comunità di pratiche professionali aperte anche al territorio. A Ledro esiste un bellissimo parco dedicato alla Land Art, un percorso di arte nel verde e racchiude una ventina di opere e adatto ai bambini anche più piccoli. Spero che questo video vi sia stato un pochino di aiuto e mi raccomando, sperimentate sempre.